Allora, adesso abbiamo tre ragazzi. Basta! Ti stimo, modello! Grande, oh! Oh, finalmente gli ho fatto il giro, fratello! Mi mancava! Un anno di tempo, Un anno! Ma sei un grande, fratello! Ma sai che ora che ti vedo, più passa il tempo e più sembri vecchio, fratello! Sono appena tornato da New York. Ah, bella, ci sono stato anch'io. No, dove eri? Non t'ho visto. Fate che New York è grandissima, ma non sono stato adesso, tempo fa. E perché? Perché? A girare un film. E che film? Che film? Natale a New York. A Natale, ma che film? Natale a New York. Sì, a New York, ma che film? Natale a New York, è il film, il titolo del film, Natale. No, Natale a New York, Natale, l'ho visto. Ti è piaciuto? Sì, sì. Oh, comunque ti stimo, comunque spacca New York, fratello. Spacca, vabbè, sì. Big Apple. Chi? New York la chiamano Big Apple. Tu lo sapevi che la chiamano Big Apple? Certo, scusate, secondo te perché la chiamano Big Apple? Perché c'erano tutti l'iPod, fratello. Molto bello! Io sembro scemo! No! Non l'hai fatto così, fratello! Sono grande! Un anno è diventato più scemo di me! Vabbè, parlare di New York. Comunque spacca la mela verde, fratello. No, la mela verde, la Big Apple, vabbè, un'altra cosa. Arrivo lì, vado in albergo, sì. Esco dalla stanza dall'albergo per farmi un giro, c'è il rullo per lucidarsi le scarpe. Il rullo. Così mi sono fatto una bella lucidata. No! Che? C'avevo l'infradito! Pungeva, infatti! Vabbè, si era lucidato per bene, sì. Così, con i piedi belli lucidi. Ci credo! Con l'unghia bella... Sì! Sono andato subito sotto la statua dell'attrice famosa, quella col cerchietto congelato in mano, fratello! La statua della verità! La libertà, Sì. Sotto la statua della verità c'era una tipa spettacolo, una straniera. Vado subito da lei, l'ho puntata, sguardo sensuale. Che? E lei mi fa: uè, vattin, presa, fratello. Non era americana, vero? No, uè, vattin, no. Era francese, fratello. Ma cosa ci faccio alle donne? Ma che me lo chiedo anch'io, cosa ci fai alle donne? Comunque, spettacolo, uè, vattin, gli piacevo. Così siamo andati subito in centro a comprare regali per i miei amici. Che io sono cintura nera di regali, fratello. Cintura nera di regali, Siamo andati in quella strada famosa, quella con un sacco di negozi, quella... La quinta strada? No, la prima a destra, fratello. Arriviamo subito in un... sai chi c'era? No. Sai chi c'era? No. Rocky Bilbao! Rocky Bilbao! Il Pugibol! Quello che alla fine del film cantava Antonella! Antonella! Ti stimo, fratella! Ti stimo! Ti stimo! No, ti stimo non lo diceva! E poi era Adriana! No, io ho visto quello con Antonella! Beh, hai visto un'altra cosa! Ho fatto anche la foto con Rocky Bilbao! Hai fatto la foto? Spettacolo! Sai con quella macchina usa e getta? Aspetta troppo comoda! Perché prima fai un sacco di foto! Ma Rocky Bilbao! Poi appena finisce il rullino. La foto di Rocky Bilbao! E siamo noi! E siamo noi!
fatto voi. Vi ringrazio per tutto l'affetto che gli dimostrate. Voglio solo dimostrare, lo dico perché dopo 2 anni che è qui con noi, lui è un finto cretino, lui è di Genova, è laureato in ingegneria elettronica. Pare di sì. Massimo dei voti, con una tesi, come si chiama? Me l'ha già detto 3 volte. Tesi, 10 anni fa ho fatto tecniche di instrumentazione software per i microprocessori a 32 bit. E non è una battuta. È vero. Sì. Vuoi dire qualcosa agli studenti di oggi? Cosa dire agli studenti di oggi? Io, dopo 10 anni di carriera su questo palco, sono l'esempio vivente che al giorno d'oggi una laurea non serve una cippa, fate! Non è vero.